Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gossip Drums. Nel video di oggi, come potete vedere, sono da Play Music Store a Milano. Mi piace sempre venire qua a fare i video perché ho la possibilità di provare quello che voglio, andare a prendere una cosa, provarla, poi provarne un'altra, fare un po' di comparazioni e capire cosa mi piace, cosa non mi piace, eccetera eccetera. Quindi intanto grazie mille ai ragazzi di Play Music Store per avermi ospitato qua e avermi fatto montare tutto per creare questo video. Oggi che cosa voglio fare? Come avete visto dal titolo, voglio andare a prendere dei piatti strani e meno strani, ma comunque i piatti che più stuzzicano l'interesse, più mi stuzzicano in generale, per vedere come funzionano, come suonano, eccetera. Quindi anche per crearmi un set completamente diverso da quelli che creo di solito, che provo di solito, quindi non mi farò problemi di nessun tipo, andrò a prendere proprio i piatti che più mi interessano e voglio provare. Insieme a questi piatti, come vedete qui, però ho già montata una batteria, o comunque i fusti senza piatti della batteria. Questa è una Gretsch Catalina con cassa da 20, rullante da 14, tom da 12, timpano da 14, che è una Gretsch tra le economiche di Gretsch, che però mi piace, devo dire che mi piace molto. Ve la faccio sentire e poi faccio partire la sigla. Il suono non è male. Adesso sigla e poi andiamo a prendere i piatti. Allora, quindi partiamo dal Charleston. Un Charleston molto particolare, non come fatto ma come suono, è sicuramente questo. Vado a prenderlo. Eccolo qua, che bello che posso parlare mentre vado in giro per il negozio. Allora, questo qua è un Meinl Bisons, molto particolare perché, come potete vedere, anche magari ve lo faccio vedere di qua, è tutto martellato, quindi il suono che mi aspetto è un suono super super pastoso e un po' verso il basso, quindi a me questi suoni piacciono molto. Spostiamo un po' il microfono, no, non dà fastidio, lasciamolo lì. Vediamo come si comporta. Questo è un 14 pollici. Direi che mi potrebbe piacere. Proviamolo. Bellissimo, questo è un Charleston che a me fa impazzire, bello pastoso anche quando è tanto chiuso, comunque il suono è sempre bello grosso, che poi in realtà non è troppo basso come intonazione, però veramente un Charleston che nel mio set strano voglio in assoluto. Passiamo a Crash, che non sarà un Crash, perché dico Crash perché lo metto qua, ma è una cosa diversa da un Crash, vi faccio vedere. Allora, eccolo qua, questo è un Istanbul Xist, passo qua in mezzo tra le batterie, 16 pollici, è un China Gong, diciamo, tra virgolette, perché è un China però con un suono un po' particolare. Adesso lo monto e ve lo faccio sentire mettendolo qui al posto del Crash, proprio qui. Ah, oggi non metto Crash, troppo normali i Crash per essere messi nel set di oggi. Allora, proviamolo, magari giriamolo un po', sono veramente curioso. Ah, ok, ok. Ed è subito metal qua, cioè mamma mia, 16 pollici, ma ha una potenza che sembra un 20. Potentissimo e neanche troppo acuto come suono, come spesso i 16 sono. Proviamo a vedere.
Ok. Mi piace, forse non da Crash e basta, forse un Crash in più ci andrebbe, ma oggi non lo metteremo. Però, bello, super potente, se fate metal, ragazzi, prendetelo, perché è una bomba. Però in realtà da utilizzare ogni tanto, magari insieme al rullante per dargli più potenza, ci può stare. Adesso riempiamo questa asta qua, poi prendiamo delle aste aggiuntive all'interno del negozio per aggiungere tutti i piatti che vogliamo. Ride, ne ho visto uno che voglio provare perché non l'ho mai provato, che è il Color Sound 900 di Paist. Non so se mi vedete, ma comunque è questo qua, sto arrivando. Questo non so come funzioni, ma è veramente molto molto particolare, perché è rosso, c'è anche ci sono vari colori, qui c'è rosso, c'è blu, c'è viola, e però il piatto dovrebbe essere lo stesso, dovrebbe cambiare solamente il colore. Vediamo come si comporta, perché sono veramente curioso di... Ok, allora, dipende, nel senso, non è il mio ride, infatti magari adesso ne scelgo un altro, ma non è il mio ride perché è tanto tin 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 tin, tanto spesso e poco crashabile, quindi se fate rock hard rock e volete un piatto di colore particolare, allora va bene, sia davanti sia dietro, ovviamente il rosso è comunque colorato anche dietro. Non è il mio ride, troppo spesso, quindi vado a prenderne un altro, forse ho in mente qua, adesso vado a prenderlo. Eccolo qui, l'ho trovato, secondo me lui è quello giusto. Mamma mia quanto è grande, ah 22 pollici, sembrava di più. Ho preso il Vibra, raga, ho preso il Vibra di UFIP, proviamolo subito, vediamo se è lui. Ride completamente diverso. Ok, allora questo ride non è, in realtà non è tanto più fine, però è più crashabile e ha un ping proprio diverso, che è più nelle mie corde, anche se con la batteria non si dice, ma comunque avete capito cosa voglio dire. Quindi questo Vibra qua è il piatto che mi sento di mettere qui in questo set. Non è così particolare come piatto, però mi piace molto, devo dire mi piace molto. E questa è la cosa bella anche del negozio, ci stavo pensando mentre portavo indietro il Paist, perché venite qua, provate le cose, come me adesso provo le cose, questo no, poso, ne prendo un altro, quindi molto molto interessante come cosa. Adesso abbiamo messo Charleston Crash, che non è un Crash, è un China Gong, e un ride. Adesso voglio implementare con qualcosa di particolare, veramente molto particolare. Il ride lo mettiamo qua, perché qui e qui c'è spazio per un po' di, anzi magari qui, vabbè, c'è spazio per mettere un po' di cosette. Mettiamolo ancora un po' più in là, va, che qui ci mettiamo, dove sono? Allora, uno è là, no, non è vero. Allora, uno, questo è uno stack di Paist Swiss Flanger Stack, quindi è un po' come avesse il flanger di effetto, quell'effetto che fa questa cosa qua, e mettiamolo, inseriamolo vicino al ride, direi. Oh, è perfetto qua, è perfetto, che carino. Tiro un po' più su, bello, ma manca il fratello, che non è fratello perché è di un'altra marca, un altro piatto eccetera, ma è comunque uno stack. E là devo prendere un'asta che prendo lì. Sto facendo Tetris praticamente con queste aste, sono preso bene perché sto mettendo un sacco di piatti, a me piacciono le batterie con un sacco di piatti. Eccolo qua, questo è uno stack di Zildjian che adesso sentirete, perché secondo me è molto 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 interessante. Posizioniamolo un po' più vicino, ce la facciamo? Così mi piace, ci siamo, sentiamo. Bello, perfetto proprio, anche come intonazione.
Questa è una cosa che a me fa impazzire, mettere questi piatti. Bello, poi più li tirate gli stack, la cosa bella degli stack è che più li tirate, più diventano secchi. Cioè, sentite qua. Molto molto carini, mi piacciono sempre gli stack. Tra l'altro questo qua, Paist, ha il piatto sotto che è veramente molto 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 sottile, mentre quello sopra un pochettino più spesso. Adesso, ultimi due piatti, ma poi c'è una chicca per la fine e vado a prenderla. Devo sempre un po' abbassarmi perché poi se no mi vedete di qua in su. Allora, proviamo a mettere una stina qua. Vediamo se rompe le scatole a questa camera. Ma se rompono le scatole i piatti... vabbè, pazienza. E una, chiedo scusa ai ragazzi del negozio per avergli smontato tutte le aste delle batterie, ma vabbè, mi perdoneranno. Allora, ragazzi, ho preso due Icebell Latin Percussion, ve li faccio vedere di qua. Gli Icebell sono dei piatti molto spessi, devo dire anche molto 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 pesanti, che in teoria fanno ding questa cosa qua, però sono molto utilizzabili e molto particolari, in realtà poco utilizzati molto spesso, ma possono avere il loro fascino. Quindi allora mettiamole uno qua, li ho visti qui da Play tra i vari piatti che ci sono e ho detto ok, no, quelli voglio provarli assolutamente, e quindi li ho montati. Questi non sono la chicca, la chicca arriva dopo. Che bello avere una batteria del genere, però cioè è bellissimo. Noi siamo poi abituati tante volte ad avere delle batterie normali tra virgolette come piatti eccetera, ma quando poi fai queste prove qua, vieni qui, fai le prove, ti monti la batteria eccetera, è una bomba, puoi scoprire veramente un sacco di cose in più. Comunque, allora montiamo e proviamoli. La devo smettere perché sennò andrei avanti per ore a fare suonare con tutti questi pezzi qua. Carini, cioè ovvio, non sono dei piatti che vanno bene sempre, però dipende da... sono piatti che caratterizzano molto, molto il vostro playing. Pensate ad esempio a Gavin Harrison, che ha un sacco di splash e anche di Icebell, che sono proprio questi qua. Suonati da sopra no, ma suonati... così, molto molto carini, vanno avanti veramente tantissimo come suono. Sono belli perché loro vanno avanti e voi potete suonare mentre avete ancora la nota dell'Icebell. Quindi veramente molto molto interessante. Ultima chicca che considero piatto, anche se in realtà non è un piatto, ma è comunque un piatto. Voglio prenderla perché l'ho vista prima e ho detto ok, questa la inserisco assolutamente all'interno del video. Ecco qua, questo è diciamo una specie di sordina piatto cembalo, che detta così non vuol dire niente, ma in realtà questo è da inserire sul rullante anche qui. Non è male, eh? Non è male, potrebbe essere un nuovo modo di utilizzarla, ma di base è da mettere sul rullante, posizionarlo sul rullante, si vede da questa camera. Quindi voi avete questo posizionato sul rullante, se andate a suonare il rullante normale avete un pochettino magari di suono di cembalo, ma
Se invece andate a suonare con il rimshot, tra virgolette, bello, basta raga, devo smettere, devo finire questo video perché altrimenti suono per mezz'ora e perché andrei avanti all'infinito. È veramente una cosa molto divertente e più che altro ti fa uscire idee nuove proprio, completamente. Dovrei approfondirla di più, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video come questi. Devo ammettere che, o comunque vorrei consigliare a tutti di fare questa prova che ho fatto io oggi, perché appunto avere piatti completamente diversi da quelli che siamo abituati ad avere di solito permette di andare a creare sonorità diverse per quanto riguarda i piatti, ma anche proprio per quanto riguarda noi stessi, perché andiamo proprio a suonare e vedere la batteria in un modo diverso, veramente diverso, andando a creare groove con i piatti, principalmente groove, diversi dal solito, proprio che sono un'altra cosa completamente rispetto a tutti quelli che facciamo. Quindi vi consiglio di farlo, e se l'avete già fatto scrivetemi nei commenti com'è andata, qual è stata la vostra esperienza. Io con questo, ragazzi, finisco qua il video, perché altrimenti, come vi ho detto, mi metto a suonare e il video dura un'ora e mezza, in cui un'ora e 45 suono, anche se le proporzioni non ci stanno tanto in base a quello che ho detto. Ma comunque, detto questo, ragazzi, voglio ringraziare tantissimo Play Music Store per avermi ospitato qui. Come vi ho detto, qui siamo nel negozio di Milano. Play Music Store è presente sia a Milano sia a Roma, e grazie mille per avermi dato la possibilità di fare tutto questo e per avermi messo la pulce nell'orecchio, la pulce nel cervello, di fare questa cosa. Voglio portare avanti tutto questo perché mi sono divertito veramente tantissimo. Quindi ragazzi, con questo vi saluto veramente, se no non vi lascio più andare, e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Su qui sotto in descrizione trovate tutti i prodotti, trovate anche il sito Gastrodrum per i miei corsi, se vi piace come spiego, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!